10:40, spaccato, neanche a farlo apposta. Siamo tornati qua alla nostra trasmissione, la chiamano Estate come tutte le mattine. Come sempre noi concludiamo in bellezza. Il nostro sindaco di Imola ha raccontato del suo territorio, della bellezza appunto delle attività, oltre all'autodromo che diventa un po' il simbolo anche di questa città, ma soprattutto della cultura. La cultura fondamentale che si basa su diversi pilastri, abbiamo parlato di cinema e di musica. Invece adesso, come sempre, parliamo di cultura, ma di libri e abbiamo spaziato su diversi generi. Questo libro mi ha molto molto incuriosito proprio perché è un insieme di racconti raccolti in un unico romanzo, La città, anzi Città silenziose, ma adesso parleremo specificatamente proprio con una delle autrici di questo romanzo, perché ci spiegherà lei come è stato costruito e come diversi scrittori hanno messo insieme le loro idee per creare poi un unico prodotto. Ma tutto questo subito dopo la nostra classica sigla. A libro aperto e noi lo apriamo questo libro, lo apriamo con la nostra ospite che chiamo subito qua insieme a noi e lei è Mirella Bonora. Buongiorno Mirella! Buongiorno, buongiorno a tutti, piacere di trovarvi. Piacere di averti qui, soprattutto perché io tra l'altro ti ho proprio vista questo weekend, ma forse ci arriveremo sì. Anche a raccontare qualcosa del weekend appena trascorso in un'altra meraviglia del nostro paese, ma ci arriveremo con calma. Allora, intanto appunto volevo subito aprire, come si chiama questa piccola rubrica, libro aperto, aprire il tuo libro, anzi il vostro libro, Città invisibili, Città silenziose, che vediamo subito la copertina, quindi vediamo effettivamente che sopra il titolo ci sono una serie di nomi, tra questi c'è anche il tuo, e il tuo scritto, appunto contenuto in questo romanzo, è proprio La Dama. Allora raccontaci un po' cos'è Città silenziose, soprattutto poi arriveremo a cos'è La Dama. Allora, Città silenziose è una bellissima occasione, nel senso che la casa editrice di Ferrara, Argento Dorato, nel 2020, in un momento un po' funesto per tutti, insomma, sto parlando del periodo insomma, in cui l'Italia ha vissuto il lockdown più duro per il Covid, ha indetto un concorso che insomma, dava come tema, come spunto abbastanza libero, la descrizione delle nostre città trasformate, trasfigurate da non tanto dalla pandemia in sé, quanto proprio dall'assenza delle persone costrette in casa. È stato sicuramente uno spunto molto molto forte, anche perché per chi scrive quello è stato un periodo in cui c'era forse maggiore possibilità per momenti di introspezione, per momenti anche a casa, e quindi cioè, era sicuramente un tema da cogliere. E a posteriori mi rendo conto che è stato veramente interessante vedere come autori diversi con vissuti, ognuno insomma il suo, quindi anche il proprio stile, la propria area di interesse, abbiano saputo raccontare una situazione che è stata sostanzialmente la medesima per tutti. Certo. Mettendo insieme tante tante voci, chiaramente io cioè per me è un onore, io ho avuto l'onore di vincere questo concorso, nel senso che il mio racconto è piaciuto e adesso parleremo anche poi del concorso, lo racconteremo meglio, anche perché appunto citeremo Sheila Bobba, fondamentale anche certo. Per me proprio al libro aperto, lei che veramente scopre tanti talenti che non sono solo scrittori e scrittrici, ma anche
attori, cantanti, ma comunque adesso ci arriveremo. La mia domanda è più appunto su queste città silenziose, perché appunto voi scrivete: nell'assenza di persone, voci, rumore, traffico e attività, la sua dimensione ideale, cioè nel senso che voi appunto avete ritrovato, come dire, in questa assenza, in questo silenzio, la dimensione ideale. Ma in che senso ideale? E soprattutto, immagino che gli scrittori e scrittrici di città silenziose siano magari appunto anche di città diverse. E come poi avete unito tutto nello stesso libro, da appunto diversi punti di vista proprio. No, in realtà sono sei racconti assolutamente indipendenti tra loro e anche molto diversi, quindi sta forse al lettore trovare la costante e ritrovare anche se stesso, perché chiaramente questa è un'esperienza che abbiamo vissuto tutti, però dicevi molto bene, città diverse. E io posso parlare per quello che è stato il mio spunto. Io sono di Ferrara, una città che, insomma, tralasciando il periodo estivo che si sta concludendo, che l'ha vista, insomma, anche protagonista di molti eventi artistici, culturali, musicali, però diciamo che è una città sostanzialmente nota anche come molte città di provincia italiane, insomma, per la sua quiete. E quindi a me quasi divertiva immaginare una città che già di suo è nota per essere silenziosa, Sì. calata in un silenzio ulteriore. E quindi ecco, uno dei pensieri che tutti abbiamo, insomma, secondo me, tutti abbiamo elaborato, ognuno a suo modo, era anche che cosa sta succedendo là fuori, ma in senso molto, molto, molto leggero, no? Cioè tutti eravamo a volte in quei giorni, insomma, che per fortuna sono lontani, incollati ai notiziari per vedere quello che accadeva fuori, le varie Il tragedie. bollettino, ce lo ricordiamo tutti, Sì, Mirella, il bollettino esatto. che era un po' come il vecchio, non lo so, la vecchia notizia di guerra, il bollettino di guerra, che in realtà invece lì era proprio il bollettino di contagio, ed era forse l'unico momento nel quale tutta la popolazione italiana era nello stesso momento a fare la stessa identica cosa, che ormai era da anni che non succedeva più, ognuno la Sì. sua vita la vive in modo frenetico, ognuno fa diverse attività, le informazioni magari comunque non vengono neanche viste o comunque percepite da tutti nello stesso modo. Invece, secondo me, quell'evento lì era qualcosa che veramente accomuna tutti e di cui tutti possono parlare. Esatto. E siccome le notizie di cronaca non erano molte, cioè, al di là dei bollettini e dell'argomento principale, che era l'argomento unico sostanzialmente dei pensieri di noi tutti, io ricordo alcuni anche bellissimi, interessantissimi servizi di curiosità con panoramiche sulle nostre città svuotate, no? Che davano la misura di quello che stava accadendo, però ci consentivano anche una visione davvero inedita. Sì. E ricordiamo che era marzo. Marzo Un arriva la marzo primavera. caldo, posso aggiungere? Sì, Un marzo molto caldo, anomalo. esatto. Quindi c'era la primavera in arrivo. L'avvertivamo tutti, l'avvertivamo non solo chi aveva la fortuna di un giardino, no? Dove poter assaporare un Prendere il po' di vita. sole con i vicini che ti guardavano dal piano Esatto, ma superiore. cercavamo tutti in un certo senso il sole, il balcone, l'unico Sì. momento di condivisione. Ecco, non andavamo in piazza, non uscivamo, non andavamo nei parchi. Chi per lavoro, per comunque per sue situazioni personali usciva, andava diretto nei luoghi che lo aspettavano e da lì tornava a casa, perché avevamo anche, ricordo, no, le autocertificazioni per uscire, per spostarci. E quindi Chi si ad un certo vestiva da chi, no, anzi, chi prendeva un pupazzi dei cani per fare la passeggiata, diciamo chi sì.
Veniva È vero. inseguito dagli elicotteri perché correva in mezzo alla spiaggia. Diciamo che abbiamo tanti ricordi e tutti Sì, è uguali, vero. perché ce lo ricordiamo tutti, ed è proprio questo quello che ci accomuna poi. È certo. E ad un certo punto io avevo già letto la traccia di questo concorso che mi aveva in qualche modo stuzzicato e le cose da scrivere potevano essere molte, insomma. Però ad un certo punto stavamo appunto dicendo, tu hai ricordato benissimo, era caldo, quindi bastava mettere il naso fuori dalla finestra, si sentiva il profumo dei fiori a volte, anche perché le strade erano più pulite, c'era meno traffico, quindi si sentiva che c'era la primavera in arrivo. E io a un certo punto mi sono chiesta, ma questa primavera chi la vede arrivare? Questa mia città così, già di suo, così calma, così tranquilla, abituata ai soliti passanti della mattina presto, abituata a quelle uniche due strade che diventano veramente trafficate e difficoltose, non riuscivo, ecco, a figurarmela. E quindi nella mia mente, o forse da qualche altra parte ed è venuta a trovarmi in un certo senso, si è creata questa figura, questa entità misteriosa che è la dama, Sì. che appartiene alla città, e vive però in una dimensione diversa dalla nostra. E possiamo pensare a questo periodo di clausura forzata per molti di noi e di silenzio e di stop della urbanità come una sorta di stato alterato di coscienza, no? Nella scrittura a volte c'è un po' quest'idea che ci sia una sorta di così uno stato in cui lo scrittore si immette a volte anche proprio per autoindotte, no? Per trovare un Insomma, una modo per. realtà diversa, forse, una sua Esatto. realtà. Esatto. E questa dama che abitava tranquilla la sua città, Sì. in questa realtà sua che si è trasformata, ha trovato una sorta di porta di uscita. Quindi la dama, non più intimorita dalle persone viventi, ha potuto passeggiare liberamente per la sua città senza tema di essere in un qualche modo percepita. Noti che utilizzo termini specifici, no? Non ho detto vive, ma ho detto abita, non ho detto vista, ma ho detto percepita, perché la dama è una sorta di creatura che forse un tempo era una di noi, E ha ma fatto ora. bene a sottolinearlo, perché ad esempio io non l'avevo percepita questa cosa. Come l'avevi Questa percepito? terminologia così specifica. Ah, ho capito, sì. Sì, perché mentre scrivevo si formava proprio in me questa, mi sono in un certo senso, l'ho scritto in prima persona. E mi sono in un certo senso immedesimata in Dama. questa creatura misteriosa, Ma elegante. ti sei immedesimata o immaginavi di essere proprio te a vedere quelle città così silenziose? Allora, io in questo breve racconto ho però messo molto di me, ma non di ricordi personali o di esperienze personali, quanto di quella che è una delle mie passioni più grandi, che è la storia della mia città. Sì. E quindi proprio a occhi chiusi, a volo d'uccello, cercavo di ricordare quei passaggi, quei luoghi, quelle piazze che vivevo a volte anche nelle mie passeggiate. E che in questo momento erano lontane da me, mi erano precluse, per cui non erano più passeggiate solitarie reali, ma erano passeggiate della mente. E quindi nel momento in cui la dama si è in un certo senso manifestata, mi sono resa conto che potevo unire le due cose. Quindi la dama è un fantasma, detto in Certo. modo molto, Ma molto semplice. Mirella, ma
Scusa, ti interrompo. Quindi tu, alla fine dei conti, in sintesi, come l'hai vissuta questa pandemia? In modo positivo, perché ti ha permesso magari di scoprire la tua città amata in un modo che tu non avevi mai visto. Non posso dire di averla vissuta in modo positivo. È stata una sofferenza, è stato un momento tragico. Poi avendo Certo, due per tutti. figli a scuola, quindi reclusi per un periodo lunghissimo, la didattica a distanza, insomma, situazioni di cui si è ampiamente discusso. Quindi no, non è stato sicuramente positivo. Però devo dire la verità, questa situazione mi ha portato a incontrare la dama. Sì. E la dama mi ha portato fortuna, perché se adesso qui nel 2022 ne stiamo parlando, significa che insomma è stato. Che comunque la tua dama è stata capita ed è stata soprattutto apprezzata. Tu parlavi appunto di bambini perché sei un insegnante, soprattutto c'è un passo proprio di questa sinossi dove dici: la dama osserva con stupore le bizzarrie di questa nuova realtà in cui non ci sono bambini per strade e le poche persone che si incrociano sui marciapiedi non si rivolgono parola. E quindi appunto il fatto che tu abbia proprio citato i bambini è perché appunto hai messo anche nel tuo vissuto professionale all'interno, forse, ma mi correggimi se sbaglio, di questo libro. Ma in realtà sì, professionale, ma anche e soprattutto di madre e di osservatrice, nel senso che mi sono un po' immaginata una creatura appunto estranea a quello che stava accadendo, che si trova per la prima volta di fronte a un parco giochi senza bambini e senza un pallone dimenticato, senza non so, i cestini della carta da cui il vento fa svolazzare via l'incarto di una merendina. Quindi ecco una realtà proprio dove mancava un elemento. E è stato, cioè, questo parlando per me, non tanto per il mio personaggio, è stato un grande dolore, perché effettivamente l'assenza dei bambini, cioè c'è un Sì. passo nel racconto in cui faccio un po' un paragone col pifferaio magico, no? Sì. Cioè sembra proprio che dalla città siano stati portati via i bambini, perché le persone, noi adulti, chi appunto perché magari in prima linea nel lavoro medico, di cura, insomma, di assistenza, e chi non si poteva diversamente comunque esimere dall'uscire di casa, pian pianino ci siamo riappropriati, ci siamo anche ricostruiti una sorta di nuove routine, Sì, no? ma secondo me Mirella anche i bambini poi alla fine sono costruiti una nuova routine e i genitori, anche il ruolo appunto degli educatori e degli insegnanti, seppur lontani, sono stati fondamentali. Allora, dato che sono i 58 e mancano veramente 2 minuti, vuoi riassumere proprio brevemente appunto questo concorso letterario di cui tu hai comunque citato e che hai vinto, che poi ti ha portato a Città Silenziose? Beh, la casa editrice Argento Dorato di Ferrara dà sempre ottimi spunti. Questo concorso chiedeva insomma di descrivere liberamente, di dare uno sguardo dal punto di vista che poteva essere di chiunque alle nostre città, appunto divenute silenziose o più silenziose, anche quelle che già lo erano. E io la mia risposta a questo concorso, a questa occasione, ecco, io l'ho vista come una bella occasione anche di conoscere altri autori, un'occasione di condivisione, è stata in un certo senso anche una ricerca di leggerezza, Sì. di romanticismo. Cioè, nella dama c'è malinconia perché lei passeggia ricordando quando era in vita sostanzialmente, però intanto ci racconta storie belle della sua E città. secondo me la tua sensibilità è arrivata anche a chi ci ascolta e sicuramente il Città Silenziose con appunto il tuo, posso chiamarlo un romanzo? Più un Racconto. pensiero? Dimmi tu Sì, come ecco, sì. poter definirlo.
Però non ti nascondo che questo personaggio mi è piaciuto molto E quindi e probabilmente diventerà qualcosa d'altro. potrebbe continuare A a esistere, vivere. assolutamente sì. Allora io, Mirella, ti saluto, ti facciamo vedere la copertina grazie alla nostra regista Valentina Piccolo e allora ti aspetterò quando la tua dama diventerà un libro o qualcosa di più che poi ci racconterai. Ciao Mirella, grazie ancora. A Ciao, grazie a voi, grazie a presto. voi. Sigla e chiamo subito Riccardo Borgia qui accanto a me. Eccoci Sembriamo un tornati, po' due eccomi. soldatini così, tutti precisi, tutti in Esatto. piedi davanti alla telecamera. Sono le 11, precisi, Sì. precisi. Sì. Salutiamo tutti, vi ringraziamo per essere stati anche quest'oggi con noi. Diamo appuntamento domani. A domani, sempre dalle 8 alle ore 11 su Cusano Italia TV, a tenervi compagnia nella mattinata appunto del 264 del digitale terrestre. A domani allora. A domani. Ciao. Ciao, buona giornata.